Matti per il calcio, la rassegna nazionale di calcio a 7 che si svolge ormai da oltre 10 anni in Romagna, in questa prima edizione post pandemia ha visto in campo anche una squadra tutta aretina a rappresentare gli atleti psichiatrici dell'intera regione. Pionta Electra, che riunisce persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Toscana Sud-Est, ha partecipato in rappresentanza di tutta la Toscana a Cesenatico. A spiegarci il progetto è Marco Capulli, accompagnatore e allenatore. La squadra, afferma, è costituita da 3 ragazzi del Colle del Pionta, 3 di Electra, 2 operatori infermieri, 1 ragazzo del Dipartimento Salute Mentale della Val Tiberina e 1 volontario. Sono ragazzi di età diverse che vanno dai 24 anni in su, ma il torneo nazionale vede anche rappresentanze più giovani. Ci alleniamo 1 o 2 volte a settimana a seconda della disponibilità delle palestre comunali. Prima eravamo a Pescaiola, in passato siamo stati anche alle Caselle. Il torneo Matti per il calcio è nato dalla sinergia dei dipartimenti di salute mentale di Torino e Roma e poi è cresciuto fino a diventare una rassegna nazionale. I ragazzi del Pionta e Elettra alla fine si sono piazzati al 9° posto. Hanno vinto la partita contro Tempesta Nizza Monferrato per 3-2, ma mai come in questo caso partecipare è stato più importante che vincere.